Ciao a tutti amici e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo a Tarragona. Tarragona è un porto relativamente nuovo per chi è solito andare in crociera. Ha un panorama bellissimo, è vicino a Barcellona. Noi siamo arrivati qui con la Costa Fortuna in prima mattinata e abbiamo deciso di comprare i biglietti dello shuttle che vendono sulla nave al costo di 12 euro a persona. Lo shuttle porta direttamente al centro dove ci troviamo adesso, che peraltro è veramente bello, è una delle tipiche città mediterranee con palme, il mare, la spiaggia, e c'è anche molta archeologia, quindi può coniugare sia il divertimento che l'aspetto culturale. Quando si scende dalla nave ci sono 5 km da fare a piedi per arrivare al centro città per chi non vuole acquistare i biglietti dello shuttle. Noi ovviamente abbiamo optato per la navetta, anche perché ogni 10-20 minuti la navetta riporta le persone dal centro città alla nave. Adesso andiamo a fare un giretto per la città, andiamo a vedere se c'è qualcosa di curioso, così magari vi diamo qualche informazione in più. Ci vediamo dopo! Eccoci tornati qui da questa bellissima giornata a Tarragona. Allora, vi posso assicurare che ne vale sicuramente la pena visitare questa città, quindi mi raccomando, a questo scalo scendete. Vi faccio vedere esattamente dove arriviamo. Allora, con la nave attracchiamo al porto. Dal porto, come vi ho già detto, o si va a piedi o si prende lo shuttle. Per chi prende lo shuttle si arriva qui. Praticamente si arriva nella parte storica di Tarragona. A piedi è possibile girare tutta questa zona tranquillamente, senza nessun problema, non ci si mette neanche tanto. Questo è un ingrandimento proprio della zona dove arriviamo. Per chi invece vuole andare al mare, con lo shuttle, una volta che si è scesi, basta semplicemente attraversare la strada e si arriva qui. È una spiaggia bellissima, è una delle spiagge anche più grandi e principali della zona, per cui si possono fare entrambe le cose. Noi oggi abbiamo deciso di vedere la parte archeologica e abbiamo deciso di acquistare per 7,40 euro un ticket che ci ha permesso di vedere 4 siti archeologici. Adesso ve li faccio vedere sulla cartina. Li abbiamo fatti tranquillamente a piedi, senza troppi stress. Le mura romane, che sono qui, quindi all'esterno, potete vedere la cattedrale gratuitamente, poi andare a vedere le mura romane che insomma fanno questo giro. Poi potete vedere il circo, che vale veramente la pena, e poco più giù c'è l'anfiteatro. Noi il quarto sito in realtà non l'abbiamo visto. Il quarto sito si trova in questa posizione che è distaccata rispetto al centro storico, che è il foro. Se volete maggiori informazioni rispetto a questo scalo, fatemi pure le domande sotto. Per chi fosse la prima volta che capita su questo canale, mi raccomando, iscriviti e tieniti aggiornato su tutte le prossime crociere che farò, perché ne ho in mente tante. Per gli altri mettete un like, condividete con i vostri amici croceristi. Vi lascio una panoramica delle foto della giornata di oggi, così vi fate un'idea di quella che è la città. Ciao a tutti, un bacio!